Sono sceso dal borgo di Saturnia e mi sono diretto qua, lungo questo torrente, per scoprire un altro geosito. Abbiamo visto nel borghetto che la pietra, la roccia che lo contraddistingue è il travertino. Scendendo lungo le sue pendici si inizia subito a sentire un forte odore di uova marce. Cos'è questo forte odore di uova marce? Questo torrente che scorre ricco di quest'acqua sulfurea, la possiamo vedere, è un'acqua in realtà torbida, è un'acqua di color turchese, calda, circa 37 gradi centigradi. Siamo proprio nei pressi delle famosissime terme di Saturnia, che poi andremo a scoprire qua a valle, dove questo torrente crea delle spettacolari cascatelle, delle vere e proprie piscine naturali. Mi sono spostato dal corso d'acqua dove eravamo prima, quindi a monte delle vere e proprie terme di Saturnia. Qui davanti a me ho un'antica struttura chiamata il Molino, quindi cascate del Gorello. Dietro la struttura in pietra c'è il passaggio per andare a scorgere le cascate delle terme di Saturnia. Ora ve le faccio vedere, proseguiamo lungo il sentiero, molto stretto, già sento proprio il calore che viene sprigionato da questa, direi, piuttosto alta cascata. Sono svariati metri appunto che poi cadono e vanno a confluire in queste cascatelle. La temperatura dell'acqua che viene giù dalla cascata si sente molto bene, sono circa 37 gradi quest'acqua, è più o meno costante, e la cascata proprio ce lo fa percepire. Le piscine naturali che ho alle mie spalle sono fatte in travertino. Il travertino è la formazione geologica presente qua a Manciano, proprio qua a Saturnia. Ma cos'è? È una roccia sedimentaria carbonatica che, a differenza del vero e proprio calcare, ha subito dei processi differenti nella sua creazione, e si possono notare chiaramente dei piccoli cunicoli che si insinuano all'interno di questa formazione rocciosa. Il travertino, ricordo, è anche un po' la roccia che costituisce le strutture principali dei borghi qua a Manciano e a Saturnia, ovviamente, perché, ripeto, trovandosi qua naturalmente, e in passato venivano costruite appunto le case in pietra con queste rocce. L'acqua delle terme di Saturnia è un'acqua molto conosciuta nel mondo, anzi una delle più apprezzate anche in Italia. È un'acqua di origine carbonatica, quindi a carbonato e zolfo, e ripeto, proprio l'odore di uova marce è dato dall'idrogeno solforato, questo gas che poi esala e si può percepire benissimo con il naso. Le terme sono frequentate un po' in tutte le ore del giorno. Io sono qua di mattina, il cielo è nuvoloso, ma c'è già tantissima gente. Poi fortissimo rumore proprio delle cascatelle che poi vanno giù a valle e scorrono fino a confluire nel corso d'acqua maggiore. Ora me ne torno indietro, me ne torno a monte per andare a scoprire altri geositi, sempre qua in Maremma. Quindi non mi resta che invitarvi a seguire Geositi e Natura in Toscana per i prossimi episodi. A presto! Mi sono spostato dal corso d'acqua dove eravamo prima, quindi a monte delle vere e proprie terme di Saturnia. Qui davanti a me ho un'antica struttura chiamata il Molino, quindi cascate del Gorello. Guardate, spettacolare questo molino in pietra, o meglio antico molino.